Buonasera. Come Ciao Roberto, bene, stai? grazie. Eravamo in attesa dell'orario esatto. No, no, è un piacere, grazie per fare questo perché lo so che è tardi là e mattina qui, ma è bella vedere tua faccia. Beh, ma io sono anziano, ho No, dai. 82 anni ormai. Mamma mia. Molto tempo mi divide da quei disegni. Era 50 anni, no? Forse di questo libro che comincia. In questo modo è molto interessante di parlarvi perché questa serie di libri è molto speciale per me. E penso che per un libro di cucina è diversa da tutti, perché soprattutto l'illustrazione che lei ha fatto, no? Certo. Allora, comincia con l'intervista. Voglio sapere come è iniziata la collaborazione con la serie In Bocca. Esatto, dunque io vivevo a Palermo, che è il capoluogo della Sicilia, come sai. E insieme a un mio amico collaboravamo alla festa di Santa Rosalia, che è la più grande festa sia laica sia religiosa della Sicilia. E avemmo quest'idea. Questo mio amico si chiamava Raspa, scusa, si chiamava Antonio Raspa, ora non c'è più. E pensavamo, ma come possiamo pubblicizzare la Sicilia all'estero? E sapevamo che moltissimi siciliani vivevano proprio negli Stati Uniti. E allora avemmo l'idea di ricordare a questi nostri confratelli, diciamo, i sapori della cucina siciliana, ma come possiamo fare? Inventiamo qualche cosa che sia nuovo, ma che attiri subito l'attenzione, cioè la visuale di un siciliano che vive negli Stati Uniti. E avemmo l'idea di stampare i libri su una carta che anticamente si usava per avvolgere i maccheroni. Quando si andavano a comprare i maccheroni, venivano avvolti in questa carta, scusa, che è marrone di colore. E allora io, per fare risaltare i disegni su un fondo marrone, utilizzai gli inchiostri di china, che sono, vedi, queste boccette che contengono un liquido che oggi si fa industrialmente, naturalmente, ma che risale all'antica Cina ed è molto vivace, cioè produce dei colori molto vivaci. Ma dovevo inventare delle immagini, delle figure che potessero attirare subito in una libreria, in una vetrina di una libreria, l'attenzione di una persona che passava per strada, ecco, subito, no? Sì. Prendere subito la sua attenzione. E allora usai anche il sistema del collage, cioè dipinsi queste figure su della carta, le ritagliai con la forbice e le incollai sul fondo marrone della carta. E quindi queste immagini erano piuttosto forti. In un libro di cucina non c'erano mai viste, no? Ecco, allora questo sistema attirò molto l'attenzione. Dopodiché, siccome avemmo successo, dicemmo: ma perché non lo facciamo per tutte le regioni d'Italia? Giusto. E così nacque la collana. Tant'è vero che ebbe, devo dire, molto successo questa collana,
E alla fine, devo dire, anche se è passato molto tempo, ho avuto spesso delle richieste di replicare questa cosa, questa trovata, questa idea, ma non ho avuto mai il successo che ebbi con la prima edizione. Ora c'è stato un episodio recente, cioè l'editore Mondadori, l'ultimo della famiglia Mondadori, ha voluto rieditare il volume su Napoli perché anche lui ricordava che da bambino era stato attratto da questa copertina, vedi? Sì, sì. Ce l'ho. Però ha voluto che tutto il libro fosse illustrato con i miei disegni. Sì. Per esempio, ti faccio vedere questo, ma ce ne sono tanti. Questo è il teatrino che si faceva anticamente con Pulcinella. Bella, sì. Ora, io non immaginavo che anche un giovane come te, adesso che sono passati addirittura 50 anni, cioè mediamente, perché i libri uscirono nella seconda metà degli anni 70 del secolo passato ormai. Capisci? Ecco, sono molto sorpreso e ti ringrazio dell'interesse. No, no, questi libri sono bellissimi. È molto interessante perché questa ragione che hai dato, che i colori sono vibranti così, tutto colori, tutto energia in questo modo di pitture, che illustrazioni che ha fatto. E per io e il mio amico, lui ha visto quando era anche più giovane, e mai dimenticati, perché sono strani e non lo so, c'è un spiritoso di questa pittura che non lo so, è bellissima. E per me di parlare con lei è straordinario, perché ci sono tanti libri di cucine, ma non penso che sono libri così, un'altra versione di questi. Questi sono specialissimi. In questo modo, chiesto, le illustrazioni, può spiegare il loro stile come, e cosa che ha ispirato le illustrazioni? Dove venga questa ispirazione? E del Palermo, di Sicilia, che cos'era? E beh, io mi rifacevo, allora dipingevo come ho dipinto per tutta la mia vita, ed ero particolarmente attirato, devo dire, dalla pittura espressionista, che è una corrente dell'Ottocento, ormai va bene, però che dava molta forza al colore. L'immagine doveva colpire subito lo spettatore, sì, attraverso proprio il sistema del colore che veniva dato in forma non tradizionale. Ecco. Ma tu devi sapere che in Sicilia c'è una pittura popolare fatta proprio a livello di popolo, non di artisti laureati, diciamo, che gioca molto sul colore, perché la luce che noi abbiamo in Sicilia è diversa dal resto d'Italia. Ah, sì? È una luce più forte, più mette più in evidenza i colori. Per esempio, se tu vai al nord d'Italia, questa luce non esiste completamente, luce naturale, naturale, non esiste. Quindi tu vedi gli oggetti proprio attraverso la luminosità dei colori che questi oggetti hanno. Ecco, questo è un po', diciamo, è una cosa che mi ha sempre colpito e quindi l'ho adottata particolarmente sempre per attirare l'attenzione
del passante che passa per strada. Beh, tu hai fatto molti libri di cucina, di Sì. illustrazioni, tanti tanti, no? Sì, qua guarda, ti faccio vedere solo le copertine perché sarebbe troppo lungo farti vedere dentro, però vedi, questo è uscito molti anni fa e riguarda proprio la grande cucina siciliana, vedi, dove Sì. io metto in evidenza la quantità pure dei piatti, come dire, delle possibilità di variare i Sì. piatti, le pietanze, perché questo c'è veramente nella cucina siciliana. Non voglio fare polemiche regionaliste, se no si scatenano. Poi le altre regioni dicono, ma anche noi abbiamo una cucina importante. Certo, tutti hanno una cucina importante. Ecco, vedi? È bellissima, sì, questo colore è intenso. Sì, e però questi colori me li dà proprio, vedi, l'uso dell'inchiostro di Cina, Sì. vedi, so, che ogni colore è contenuto in una boccetta. E poi con i pennelli ovviamente si lavora. Capito. È sempre sulla carta. O Sempre su vino. carta, cartoncino, vedi? Ecco, normale cartoncino, leggermente rugoso, non proprio liscio, Sì. ma leggermente rugoso. E poi si usa l'acqua, naturalmente. Perché i colori sono forti e spesso bisogna diluirli nell'acqua. Ecco, Giusto. vedi, ti faccio vedere le altre copertine. Questa te l'ho già fatta vedere. Interessante. A Napoli, sì. Questa invece è sul Sicilian street food, praticamente, la cucina di strada della Sicilia. Attraverso i secoli proprio si è sempre cucinato per strada. Questi Ah sì. sono degli operai, vedi, che fanno la sosta e mangiano e bevono Tutto per strada. per strada. Ora, oggi non più naturalmente, oggi è diverso. Ma sì, ma esistono sempre, no? Però c'è sempre, sì, ci sono sempre. Questo invece l'ho scritto io. Ed è la storia dei dolci siciliani, Ah. che sono, io qui faccio la propaganda alla cucina siciliana, ma perché so che negli Stati Uniti sono moltissimi i Sì, siciliani. E vedi, e parto dall'antichità, perché il primo dolcificante, ma no, è dolce di per sé stesso, è il miele delle api, che soltanto dopo secoli è stato sostituito dallo zucchero di canna, che veniva dall'America proprio, e quindi dopo il 1482, per cui bisogna anche tenere conto di tanti prodotti naturali che vengono da fuori dell'Italia e che si sono inseriti storicamente nella cucina italiana. Ecco, però devi sapere che la più grande produzione di dolci si faceva nei monasteri femminili. a dove? Sì, in Sicilia. In Sicilia. Sono i monasteri femminili che hanno creato i dolci più dolci di Oh, ci tutti. sono. Perché Mamma mia, interessante. vedi, io non scrivo ricette, No. ma sono uno storico dell'evoluzione della cucina attraverso i secoli. Ecco, non sono un gastronomo, sono uno storico della gastronomia. Ma piace mangiare, no? A me? Sì.
Sì, e beh, certo. Per me è come una religione. Sì, ricerca, it's research. È interessante. Senti, per i libri in bocca c'è una illustrazione che tu preferisci soprattutto? Ti devo dire sinceramente no, No. perché tutte quelle che faccio, se le pubblico, mi piacciono, perché se no non sarei convinto di pubblicarla, ecco. Per cui quando faccio prima dei bozzetti, Sì. cioè delle prove, quando la soluzione mi convince, e allora vuol dire che mi piace. Però non ho una preferenza specifica per una copertina. Oddio, c'è quella che mi piace un po' di più, altre un po' di meno, ma se io la mando in pubblicazione vuol dire che mi piace. Questo è il mio ultimo libro A vedere. ed è Bagnata. la Bagnata. storia Sì. della cucina dell'Italia meridionale e della Sicilia. Sì, Bello. Questo coperto mi piace. e Come sono. anche questa naturalmente l'ho illustrata. Per esempio, vedi, per i dolci ho fatto questa immagine di una ragazzina golosa che Bellissima, sembra vuole mangiare fantasia, dolci. incredibile, bellissima, veramente Vorrei intelligente. mandartene una copia di tutti, ma non so veramente. Alcuni sono esauriti, Sì. questi libri. Quindi bisogna aspettare. Vedi, questo è tipico della cucina di Palermo ed è un timballo Ah, di timballo. anelletti di pasta. Lo Adesso ho fame, grazie. scopo è quello. Far venire l'appetito alla gente. Giusto, giusto, giusto. Spiegarmi questa pintura che c'è indietro di lei, questa sul muro là, con le due Ah, donne. questa sì, Sì, che cos'è? questo è un quadro ad olio e rappresenta in forma moderna le Parche. Sai chi erano le Parche? Erano figure femminili mitologiche che decidevano sulla vita degli uomini. Questo Capisci? conosco, sì, Sì, capito. Questa, sì, le conosco. I know these women. però io l'ho voluto rappresentare, vedi, in forma moderna, Sì. perché è la donna che decide tutto. Sì. Spiritoso. Mi piace molto. Ah, questo era un grande successo per me. Senti, professore, dove abita adesso? In Sicilia? A No, a Roma. Roma? E, sempre professore in università o com'è? No, io ormai sono in pensione. Ah. Ho 82 anni. Io Bravo, bravo. No, però professionalmente sono architetto, sono laureato in architettura. non lo sapevo. Ho fatto il liceo artistico qui a Roma Sì. quando avevo l'età, ovviamente, e poi mi sono iscritto alla facoltà di architettura, lì mi sono laureato e ho lavorato nel campo del restauro dei monumenti antichi. Capisci? E quella è stata la mia vita professionale, accanto alla quale ho portato avanti la pittura. Interessante. Parallelamente. Capito, capito, capito. Interessante. Beh, professore, questo è un grande onore. La prossima, volta che io sto a Roma, Ah, ecco. voglio mangiare Devi. qualcosa con te e parlare di queste pitture più perché è interessantissima. Certo.
Però qui mangeremo la cucina romana. Capito, il mio babbo è di Roma e sempre mangia la porchetta e arancini, supplì così, buonissimi, Ma carbonara. tua madre, scusami, tua madre è di Sorrento, mi Sorrento, pare. sì, proprio, sì. E beh, ma anche lì c'è una Anche bella le mangio cucina. bene, sì. Questa famiglia qua mangia bene, mangiano bene poi, sì. Però stai attento a non ingrassare, No, mai. sennò diventi. Mai, mai, mai. Una pasta per giorno, basta. Sì. Basta. No, Questo si può fare, sì. no, interessante. Allora, grazie ancora. Ma figurati. No, è un grande piacere e spero che, boh, che ci parliamo più in futuro. Certo. Grazie, eh. Bene, io ti faccio tanti auguri per la tua attività professionale. Grazie. Spero che avrai dei successi, perché mi hanno detto, almeno le voci che ho sentito, che sei un bravo regista televisivo. Grazie. Ho visto i film in questo modo, no? Penso che tutto il mondo piacciono questi libri. Penso che loro che non sanno, esistono questi libri, quando scoprono i libri, diventano molto felici perché sono bravissimi. Questi coperti, l'immaginazione fa pazzire perché i colori, le carature sono bellissime e parlare con te. La tuo cuore, la tua mente che ha fatto questi è incredibile per me, veramente. Ti ringrazio. Ti Ma ringrazio sai, il mio fine, come si dice in italiano, cioè il mio scopo attraverso la pittura è di dare felicità a chi la guarda. Ecco. fatto. Ecco. Adesso mangiare, perché ha fatto. Mangia, sì, bravo, bravo. Allora, ok, ci parliamo, spero Sì. presto, e sta in gamba e spero che tutto posto a Roma e la vita continua. Ah, speriamo, Spero di sì. anche se per adesso c'è questo Covid che è una tragedia internazionale, Sì, però. finiscerà, finiscerà. Ok. Sì. Va bene. Allora. Allora io ti rinnovo i miei auguri e Sì. spero che ci rivedremo. Sì, forse questa primavera vengo, no, scusa, vennerò a Roma. Ogni anno Bene. vado. La prossima volta veramente voglio fare una bella chiacchierata, sì. Fammelo sapere prima. Certo, come no? Un mese prima, no? No, don't worry, eh. Ok, grazie. Salutami anche i tuoi genitori. Sì, certo. Allora, ci vediamo, ciao. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao.